Il dolore muscolo-scheletrico è una patologia cronica che colpisce una larga fascia della popolazione italiana, soprattutto tra anziani, donne e persone a basso reddito. Dolore cronico delle articolazioni, dei muscoli, della colonna vertebrale, dei tendini, in una qualsiasi forma una persona su tre soffre di un dolore cronico. Di sicuro è una delle componenti della condizione di salute che più impattano sulla qualità di vita delle persone. Avere un dolore cronico sicuramente significa vivere male e avere dei grandi problemi anche nella gestione delle attività della vita quotidiana. L'occasione per tracciare un bilancio aggiornato della situazione e fare il punto sulle prospettive future è il quarto congresso nazionale della Società Italiana per la gestione unificata ed interdisciplinare del dolore muscolo-scheletrico e dell'algodistrofia, che vede riuniti a Torino 350 tra i massimi esperti del settore per una 3 giorni di dibattiti e confronti. Non solo parleremo di nuove terapie diciamo innovative dal punto di vista farmacologico, cosa più tradizionale all'interno dei congressi, ma focalizzeremo l'attenzione anche su nuove patologie che stanno sempre più emergendo nello scenario della salute della popolazione italiana. Riflettori puntati soprattutto sull'algodistrofia, una patologia rara, poco conosciuta e proprio per questo sottodiagnosticata e sottotrattata. Parleremo dei nuovi approcci farmacologici, in particolare dei nuovi modalità di somministrazione di un farmaco che poi è l'unico che in Italia è in prescrizione, perché è l'unico che è rimborsato dal sistema sanitario nazionale, che è il neridronato. E qua porteremo i dati sulla nuova formulazione per via intramuscolare. Tra le novità di questa quarta edizione del congresso, anche un questionario che permette di individuare la migliore terapia per i pazienti che soffrono di artrosi precoce. Un questionario che è uno strumento con cui noi possiamo valutare attraverso le domande al paziente e quantificare quant'è il grado di malattia che il paziente ha, poi attraverso la terapia vedere se il paziente risponde. Ma il quarto congresso Si Guida è anche l'occasione per presentare in anteprima i risultati del lavoro di un board internazionale sull'innovazione nel campo della terapia intraarticolare. Noi abbiamo tanti prodotti per la terapia intraarticolare, quindi quale scegliere? Ma per di più vengono prodotti altri e nuovi agenti per l'uso intraarticolare, ma noi abbiamo bisogno di agenti che siano nuovi, che siano innovativi, cioè che portino delle novità o un incremento di efficacia o di sicurezza. Ebbene, noi abbiamo fatto una consensus internazionale per definire le caratteristiche che possono essere attribuite a un prodotto perché si possa definire innovativo.